Ragazzi, e benvenuti nel primo video del 2021. Infatti si vede cosa mi ha portato il 2021. Questi sono tutti bollicini che mi sono scoppiati. Scusatemi, ma oggi mi vedete così, strucca. Le patatine, amore mio. Guardate tutte. Ecco qua. Fai ciao a quei tati. Fai ciao a quei tati che ti guardano. Luce. Sì, c'è la luce. Allora, di... Allora, vi dicevo, oggi mi vedete così, struccata, con le croste di sangue, tutta piena di bollicini, perché sono finite le feste, ragazzi, e quindi abbiamo mangiato come... Patatina. Abbiamo mangiato come dei dannati, perché siamo stati praticamente 4 giorni di fila a casa dei tuoi a mangiare. 5 giorni di fila praticamente a casa dei miei suoceri a mangiare, perché siamo stati 25, 26, 27, 1 e 2. Quindi 5 giorni a mangiare dai miei suoceri, che mia suocera, essendo siciliana, prepara delle porzioni elefantiache per un pranzo o una cena di 5 persone. Quindi poi oggi, appunto, proprio per non farci mancare nulla, essendo il primo video del 2021, facciamo un video assaggi, quindi sigla! Sì, amore, c'è il cavalluccio, hai visto? C'ho la felpa dei mini pony. E adesso in questo periodo è fissato con i cavalli, cioè con i cavalli, con gli animali in genere. Sì, vai a prendere le patatine da babbo. Salute! Quindi oggi, come primo video assaggio, vado a far assaggiare queste, ossia delle patatine ricoperte di cioccolato fondente. Se vi ricordate, avete una reminiscenza di qualcosa? Se non vi ricordate, io l'anno scorso, mi pare, provai quelle chips di cioccolato della Lidl. Se vi ricordate, io provai le chips di cioccolato della Lidl, che io pensavo che fossero patatine ricoperte di cioccolato, e invece è stata una delusione cocentissima scoprire che erano solamente delle chips. Amore, puoi anche evitare di pulirti le mani alla felpa. Erano solamente dei veli di cioccolato, delle chips di cioccolato a forma di patatina, quindi un po' ingannevole come pubblicità. Quindi queste sono della Pata, sono cioccopata. Patatine ricoperte con cioccolato fondente, dolce e salato. Quindi, siccome anche Simone era curioso... Amore, un attimino. Siccome anche Simone era curioso di provarle, queste patataine, le apriamo. Come vedete, sono ancora sigillate, non le ho ancora nemmeno aperte, non so nemmeno che aspetto abbiano. Ok, questo... appaiono così. Quindi... Sembrano proprio effettivamente delle patatine ricoperte di cioccolato, perché se vedete, si vede... Vuoi assaggiare te prima? Sì, ok, sono patatine ricoperte di cioccolato, però Alessio non può esprimere pareri, quindi la vado ad assaggiare, guarda, questo più piccolino. Ricordano un po' i cornflakes della Special K. Chiedo scusa. Sembrano un po' i cornflakes quelli della Special K ricoperti di cioccolato. Quindi andiamo, assaggiamoli. La cosa sarebbe anche carina, però secondo me c'è troppo cioccolato, ragazzi. Cioè, a percentuali siamo sull'80% di cioccolato e il resto è una patatina che non è nemmeno troppo saporita. Okay. Senti solo il cioccolato. L'idea sarebbe anche carina di... Ce l'hai in mano la patatina? Ammo. Dicevo, allora, l'idea non sarebbe nemmeno brutta, perché comunque è carina come idea di fare questa combinazione dolce e salato, però meno cioccolato, ragazzi, perché mi rivolgo alla Pata, alla Pata SRL, anzi no, alla Pata SPA, mi rivolgo alla Pata SPA. È carina come idea, ma metteteci meno cioccolato, perché è... spesso così il cioccolato, secondo me proprio dovreste solo immergerle e tirarle via e poi scolarle bene bene, perché non si sente per niente purtroppo la patatina che c'è all'interno. Simpatica la combinazione di sapori, ma si sente... Ammo! Quanto mangia sto bambino? Si sente solamente il cioccolato, purtroppo. No, purtroppo mi è venuto, no, oddio, mi odio! Ammo! Tieni. Quindi il mio voto per questo prodotto è un 5,5. Do 5 e mezzo, perché comunque
L'idea è carina, simpatica la combinazione di cioccolato fondente con la patatina salata, però secondo me lo strato di cioccolato è troppo spesso, quindi secondo me potrebbe anche essere tranquillamente riproducibile a casa una cosa simile. Prendete le patatine, quelle che prendete di solito nel sacchetto, cioè sciogliete un po' di cioccolato fondente, le pucciate, le fate essiccare e poi ve le mangiate, quindi alla fine è una cosa che possiamo fare tranquilli, si potrebbe fare tranquillamente anche a casa. Quindi niente, questo è il primo, la fine del primo video del 2021 di questo canale. Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network. Andate a iscrivere anche agli altri miei social network, i link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno. Io ragazzi sono un sacco gasatissima per questo 2021 perché ho un sacco di video da fare, un sacco di idee e le devo buttare giù tutte perché sennò poi me le dimentico. Infatti io ho ritrovato il mio quadernone dei video e si sta riempiendo piano piano perché lo sto riempiendo di idee di video. Quindi ci vediamo, vi mando un bacione grandissimissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Io però intanto un'altra patatina me la mangio. Amore, se hai fame di mamma o fame? Mamma. Amo.